Buonasera a tutti. La scuola di liberalismo 2012 giunge al capolinea con la tavola rotonda alla quale assisterete fra poco, con la partecipazione di Marco Taradas, giornalista, uomo politico, attualmente consigliere della Regione Toscana, Maurizio Bonanno, direttore della rivista Liberamente e soprattutto il padrone di casa, il presidente Paolo Abramo, che voglio ancora una volta ringraziare perché chiudiamo il ciclo iniziato il 27 gennaio alla Camera di Commercio. Il ciclo si chiude tornando alla Camera di Commercio e quindi con il doveroso saluto da parte del presidente Abramo. Più che un saluto, la dimostrazione di una grande soddisfazione di ospitare la prima e l'ultima lezione di liberalismo, ma consentitemi di dire che si chiude con una pennellata dorata, vista la presenza di un personaggio, perché di un personaggio si tratta, illustre del giornalismo nazionale. Senza veli le voglio confessare che uno dei pochi giornalisti, io non amo molto la categoria dei giornalisti perché la maggior parte, specie in questo vituperato mondo in cui, voglio dire, tutti si agganciano a qualche treno, quindi credo che la professione del giornalista avrebbe dovuto, come nel passato forse, essere anche oggi super partes. Non riconosco questa dote a troppi giornalisti. Gliela riconosco e le riconosco, e non è una sviolinata di benvenuto che le do comunque cordialmente. Credo che lei abbia uno stile nel professionale che pochi hanno avuto, ecco, quindi lo voglio confessare, questa mia personale opinione. Lo faccio pubblicamente dandole il benvenuto. Mi auguro che lei ritorni però con un poco più di tempo, anche per altre motivazioni di ogni carattere, tipo culinarie, turistiche o altro. Quindi la riaspettiamo formalmente, proprio la invito a ritornare qui. E troveremo con l'avvocato il modo di coinvolgere. Chiudo il mio saluto, ma che mi consentirà la sala di dire un saluto rivolto più a lei che non ai frequentatori di questo corso ormai diventato un corso ambito, soprattutto le borse di studio che mettiamo a disposizione. Riteniamo, questo lo dico a lei che per la prima volta ospitiamo, non certo all'avvocato Maurizio, ma l'avvocato Scoppo Maurizio, che sono gli organizzatori di questa straordinaria avventura a cui partecipiamo da sempre come Camere di Commercio, convinto come sono di che cosa sia la dottrina del liberismo, che credo che sia l'elemento essenziale dello sviluppo economico e culturale di un paese. Questo è quello che penso. Chiudo per davvero con l'appuntamento che ci diamo, e chissà che il dottore Taradas non abbia 25 maggio per la premiazione. Ah, perfetto, di quello stavo parlando. Ecco, benissimo. Allora, quindi l'avremo con noi. Benissimo, ci diamo appuntamento allora a quella data per più che la premiazione, la consegna delle borse di studio, che è un'altra cosa. Non premiamo nessuno, ma diamo atto a coloro i quali da questo corso abbiano tratto il miglior beneficio culturale. Un complimento, fatemelo fare, soprattutto ai frequentatori del corso di scuola di liberalismo, perché credo che abbiate fatto veramente tanto, ma tanto, ma tanto bene. Servirà al vostro presente, come certamente servirà al vostro futuro aver ampliato la gamma dei ragionamenti nella scuola dell'economia, devo dire internazionale, che i nomi citati nelle lezioni sono di alto livello. Mi scuso se poi ad un certo punto rimarrò fino a che potrò. Ad un certo punto devo scappare, visto alcuni impegni che abbiamo giù nella sala. Bene, grazie Presidente. Ah no, dimenticavo, molto velocemente, perché siamo qui per ascoltare lei. Le consegno una,
così, un meraviglioso volume, Statuto della Seta, è un manoscritto del 1500, unico al mondo, che è detenuto da noi, e qualche altra cosa qui dentro potrà pregustare anticipatamente le prelibatezze di ogni tipo e natura del nostro territorio, che le faremo assaggiare quando verrà. Grazie Presidente. La scuola che si conclude è stato un percorso veramente ricco di contenuti, dove abbiamo avuto i maggiori studiosi del liberalismo classico. Hanno trattato i temi più importanti che riguardano il pensiero liberale, muovendo da quella premessa sviluppata essenzialmente nella Lectio Magistralis del professor Infantino, del liberalismo come istituzionalizzazione della libertà individuale di scelta conseguita tramite la limitazione e il controllo del potere politico. È stata poi una chiusura ideale con lo sviluppo del tema finale che abbiamo trattato all'Università di Catanzaro, il tempo e il futuro del liberalismo, dove il professor Cubeddu ha proposto una tesi innovativa che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e quindi della necessità ancor di più della limitazione del potere, muovendo dalla considerazione hayekiana del fallimento del costituzionalismo liberale e quindi della ricerca di una nuova strada per limitare il potere, che è il problema attuale del nostro tempo. La tavola rotonda di oggi, i ritardi dell'Italia e la via liberale allo sviluppo, è un tema attuale e muove dalla considerazione, dalla constatazione della situazione italiana, dove a fronte di uno Stato ormai onnipotente e pervasivo, di una legislazione oltremodo estesa, di una tassazione che ha raggiunto livelli incredibili, vi sono notevoli ritardi nelle privatizzazioni e liberalizzazioni di interi settori e di settori cruciali della società italiana. È certo che senza vere liberalizzazioni e privatizzazioni non si può avere un'economia concorrenziale, soprattutto non possiamo accettare le sfide che la globalizzazione ci pone. È chiaro in questo contesto che liberalizzare non significa aumentare di qualche unità le farmacie oppure distribuire qualche licenza a nuovi tassisti o abolire le tariffe degli avvocati. Tantomeno privatizzare non significa staccare un pezzo di Stato, trasformarlo in un SPA e poi lasciare il controllo o la gestione dell'SPA attraverso una golden share allo Stato medesimo. Liberalizzare e privatizzare ha un altro significato, significa sostanzialmente liberare l'individuo e ridare all'individuo la libertà individuale di scelta, quindi affrancare lo Stato e la società dalla politica, dai burocrati e dalla legislazione pervasiva. Io credo che in un mondo che va alla ricerca di queste cose, della liberalizzazione e delle privatizzazioni, uno dei settori ai quali bisogna fare riferimento è il mondo del lavoro. Sicuramente il mondo del lavoro è quello che risente maggiormente di questi problemi e si fronteggiano varie gruppi contrapposti in maniera a volte anche feroci. Ai nostri ospiti io voglio iniziare ponendo proprio il problema sul lavoro, tenendo conto da una parte l'arroccamento di chi difende le posizioni sino ad oggi acquisite, che hanno portato a una legislazione speciale per quanto riguarda i rapporti di lavoro, hanno portato a delle procedure speciali per quanto riguarda i licenziamenti, le assunzioni, e che hanno reso il mondo del lavoro un mondo chiuso, difficilmente aperto al mercato, difficilmente aperto alla concorrenza. D'altra parte ci sono quelli che invece vedono nel mondo del lavoro un eccesso di privilegi nei confronti di chi gode dei rapporti a tempo indeterminato e una precarietà estrema nei confronti di chi questo tipo di rapporto non ha.
Poi c'è la posizione dei liberali, e la posizione dei liberali è chiara. Liberale è contro la legislazione speciale, perché la legislazione speciale alla fine trasforma la parte asseritamente debole nella parte forte e quindi sbilancia le dinamiche del mercato. Ai nostri ospiti, e inizio dal direttore Bonanno, pongo proprio il quesito: come e perché liberalizzare il mondo del lavoro? No, va bene così, stanno in questa maniera. Beh, in questo periodo è il tema cruciale. Sì. Vabbè, 5 minuti i primi. I primi 5, sì. Vogliamo trattare più tempi, quindi cominciamo dal lavoro. Allora, io parto subito da un concetto. L'idea del posto fisso. Non mi piace. Sono contrario. E soprattutto l'idea di questa stabilità, che a mio avviso è possibile laddove il lavoro non è produttivo. Io vorrei subito avviare il discorso da questo concetto, che poi mi sembra che sia quello principale, il dibattito che si sta aprendo su quello che a mio avviso è più un totem ideologico che una questione reale, quella dell'articolo 18, perché il problema è più complesso. La mobilità e la flessibilità non devono essere demonizzati. Guarda, ho recuperato uno dei vecchi editoriali che abbiamo fatto tempo fa, e quindi non nel periodo in cui questo discorso si faceva, e dove scrivevamo che i fondamenti di un'economia dinamica e competitiva partono proprio dall'idea di accettare il rischio del confronto, dalla mobilità, la capacità cioè di mettersi in gioco. Ma al di là del discorso teorico, dire no al posto fisso, sì alla mobilità, che può essere anche una presa di posizione, e vediamo, ragioniamo attraverso dei dati per capire il valore di quello che sto dicendo. La Svezia può in questo senso aiutarci, perché è inserita in Europa, però è rimasta furbescamente quasi a guardare determinate cose, però ha dato un impulso a quella che viene definita, e qua chiedo il conforto anche di Paolo come Presidente della Camera di Commercio, quello che viene definito lo start-up delle aziende. Il sistema svedese, ad esempio, ha impostato questo tipo di politica, ritenendolo e facendolo diventare un tassello importante della propria politica economica, almeno degli ultimi 2 decenni. Il risultato, e leggo i dati, fanno registrare in Svezia una crescita degli investimenti del 250%. Il 35% delle nuove imprese europee quotate o vendute si concentra in Svezia. Questo ci fa capire dunque che l'idea di un motore imprenditoriale permanente diventa un fatto importante per l'economia contemporanea. Si è tanto enfatizzato, a proposito, quando si è celebrata la morte prematura del fondatore di Apple, si è sempre enfatizzato questo dato, dice: in Italia un'azienda come quella non poteva nascere, perché non ci sono le condizioni legislative di far nascere in un garage un'azienda. E chiedevo conforto proprio a te, Paolo, nella tua veste di Presidente della Camera di Commercio, perché il tema dello start-up è un tema caro anche alle nuove impostazioni. Però, e qui torna il discorso del dibattito dell'attuale articolo 18, uno start-up italiano significa costringere a chi decide di avviare una nuova azienda ad applicare contratti dettagliati, pensati per settori produttivi, quasi sempre diversi, mentre
il concetto, che poi il concetto americano e il concetto che ha attuato la Svezia, è quello della flessibilità. E allora parliamo sempre per esempi e per dati concreti. Dalla Svezia ci spostiamo in Gran Bretagna. Il governo Cameron in questi giorni ha approvato due iniziative che diventano rivoluzionarie. La prima è la riduzione dal 26 al 22% dell'imposta sugli utili delle società. Il secondo è quello delle gabbie salariali nel pubblico impiego, con stipendi differenziati sulla base del costo della vita effettivo a livello di singole regioni. Ecco, mentre noi continuiamo a discutere dell'articolo 18 di contratti nazionali e via dicendo, nazioni che sono al nostro fianco non solo hanno intuito che è il tempo di cambiare, ma stanno attuando. Stiamo parlando di Svezia e Gran Bretagna, già questi elementi importanti. Questo cosa significa? Che in Inghilterra si sono resi conto che sì, un impiegato statale fa più o meno lo stesso lavoro ovunque, a Londra come in periferia, ma certamente il costo della vita di chi vive a Londra e di chi vive in periferia è diverso. E dunque anche il salario deve essere adeguato a quello che è il costo della vita reale nel luogo in cui si vive. Fare un aggiornamento del genere qui in Italia ti arrestano quasi subito, perché il problema del ragionamento che in Italia si è fatto è che ancora siamo ancorati a quelle posizioni ideologizzate che hanno portato ai contratti nazionali degli anni 70, alla scala mobile e a tutti quei concetti attuati per via legislativa che hanno provocato un debito pubblico abnorme che ora ci tocca pagare. Allora parliamoci di lavoro, però cerchiamo di capire che cosa si intende. Noi italiani abbiamo una mentalità che è quella di immaginare, questo è un concetto che Sandro ricordava, stiamo ripetendo spesso, lo stato mamma affettuoso che la sera ti accompagna a letto, ti rimbocca le coperte, ti fa la carezzina e ti dà la buonanotte, e noi sereni e tranquilli ci addormentiamo rassicurati da questo affetto materno che cancella tutte le amarezze della vita. Vedete, sono poetico, ma noi immaginiamo che lo Stato sia ancora così, che ci deve prendere da adolescenti e portare alla fine alla pensione attraverso questa maniera accudente. E un rifugio è stato proprio quello del posto fisso e del pubblico impiego. No, non è così. È un falso che ha creato le condizioni di non produttività della burocrazia e soprattutto ha creato una condizione mentale di profonda pigrizia per cui nessuno ha voglia di mettersi in gioco, tanto a fine mese lo stipendio c'è e il cittadino è tornato ad essere suddito e non colui che richiede quei servizi che poi attraverso la famosa tassazione con le tasse che sono belle da pagare, no, com'era, non il concetto di Padova Schioppa, era le tasse sono una cosa bellissima, sì, se in cambio ho i servizi. Invece lo Stato è diventato una macchina mangiasoldi che è servito per perpetuare una serie di privilegi che hanno garantito lo status di quella che viene definita casta senza dare nulla, e il risultato lo vediamo. Il problema non è, è visibile in tutte le città del nord e del sud, la spazzatura per le strade, e il sistema sanitario che scoppia in ogni regione,
Questi sono i risultati di quell'idea di uno Stato mamma che ci ha accudito e noi non dovevamo fare nulla, tanto se facevamo i cattivi e alla fine il bacio della buonanotte arrivava lo stesso. No, accettiamo il rischio di metterci in gioco, accettiamo l'idea di una flessibilità, accettiamo l'idea della mobilità e del fatto che, come accade ad esempio negli Stati Uniti, il meccanismo lavorativo presuppone che raramente arrivi alla pensione finendo di lavorare con lo stesso lavoro col quale avevi iniziato. Mettersi in gioco, accettare la sfida è proprio questo. Certo, una società aperta e solidale è giusto che ci sia, ma nella misura in cui sia quella società capace di offrire non il posto fisso, ma che sia capace di farsi carico delle difficoltà che in un arco temporale del sistema lavorativo di ciascuno di noi può esserci, pensando ad ammortizzatori e servizi che aiutino in caso di flessibilità, piuttosto che a lotte per impedire la flessibilità. E una rivoluzione culturale, mentale, ma è l'unica vera, per la quale io mi sento di dire che la riforma di Monti è anche leggera rispetto a quello che dovrebbe essere la riforma del mercato del lavoro, che invece deve consentire questi passaggi, deve aiutare l'idea che ciascuno di noi sia imprenditore di se stesso. Mi fermo qui e poi andiamo avanti, così ho introdotto alcuni temi. Intanto grazie per l'invito e grazie a chi partecipa anche e ascolta quello che abbiamo da dire. Intanto l'avvocato Scoppa e Bonanno hanno già detto quasi tutto su questo argomento. Io volevo riprendere dalla premessa su quelli che sono stati i corsi fino ad oggi. Se li avete seguiti avete sentito che ci sono svariate versioni del liberalismo e che non ce n'è una giusta e vera. Ad esempio io con il mio amico Cubeddu mi accapiglio spesso sulla sua idea di Stato che non deve esserci, di autoregolamentazione che deve nascere dalla società, e sul suo rifiuto del costituzionalismo liberale. Io non ci credo fino in fondo a questa cosa, non credo alla possibilità che si possa organizzare una società spontaneamente senza l'ausilio dello Stato, vale a dire di un organismo che tutela le libertà di ciascuno monopolizzando anche la forza e esercitando nel caso la violenza contro chi attenta alle libertà. Io penso che non ci arriveremo mai a quell'ideale di Stato dove ciascuno di noi è capace di autoregolamentarsi. Questo lo dico leggendo Mises e leggendo Hayek, ma Mises soprattutto, che ci descrive un'umanità come è, non come vorremmo che fosse, un'umanità che è fatta di individui che dentro di sé hanno la capacità del bene e del male e che, se lasciati a se stessi, molto spesso approfittano anche delle potenzialità maligne che hanno dentro di sé. Quindi io non credo che noi arriveremo mai a questo. Credo però che la funzione del liberalismo sia comunque quella di valorizzare la libertà individuale e di porre dei limiti laddove questa libertà vada a limitare quella degli altri. È una concezione molto classica, forse scontata, ma credo ancora la migliore e quella più forte. Per arrivare subito all'argomento che è stato introdotto, il problema è che il nostro paese, qui non so se ci sono dei politici, spero di no, il nostro paese è quanto di più antiliberale vi sia nel panorama occidentale, sia a destra, sia a sinistra, sia nei partiti che si richiamano al liberalismo, sia in quelli che lo ostacolano. Nel senso che la quotidianità, la vita quotidiana dei partiti italiani è sempre stata quella di massimizzare l'intervento pubblico e limitare le libertà individuali.
Questo lo si è fatta con argomentazioni le più diverse, spesso anche con connotazioni religiose all'epoca della Democrazia Cristiana, ma sostanzialmente c'è una sfiducia spaventosa nella capacità dell'individuo di stare all'interno di determinate regole. E io lo dicevo prima, la sfiducia ci deve essere, ma ci deve essere anche la possibilità di starci all'interno di quelle regole. Noi viviamo in una società invece che questa sfiducia ce l'ha congenita. E l'Italia, come ci è stato spesso rimproverato, ed è così, è un paese anarcoide, dove le leggi vengono sempre vissute come ostacoli da aggirare, ma al tempo stesso è una società che produce una infinità di leggi e che quindi cerca di rendere molto difficile la vita individuale, la vita privata delle persone o l'impegno nel pubblico. L'uso dello Stato è sempre stato uno strumento di potere, le concezioni che si sono alternate sono spesso partite, penso al Berlusconi nel 1994, da principi che erano assolutamente rivoluzionari per poi arenarsi molto rapidamente o per incapacità o per gli ostacoli che via via la cosiddetta società civile frapponeva per arenarsi in un pantano di immobilismo. E ci ritroviamo nella condizione che descriveva Maurizio, vale a dire noi oggi viviamo con la mentalità del posto fisso, perché in realtà la società italiana con quella mentalità ha convissuto per decenni. La funzione pubblica, il lavoro nello Stato, nel Comune, nella Provincia, nella Regione, oppure il lavoro nella grande impresa, nelle partecipazioni statali, l'articolo 18 che fotografava quella realtà, la realtà di grandi imprese che fossero private, generalmente private con assistenza pubblica, penso alla Fiat ad esempio, o pubbliche direttamente, che comunque effettivamente ti garantivano per tutta la vita, per la gran parte della vita, il posto fisso, come faceva lo Stato sull'altro versante. E ovviamente la cultura dei fatti è diventata cultura anche delle idee. Noi oggi ci troviamo in una fase di passaggio distruttiva rispetto a quel mondo, perché non c'è più la possibilità economica di sostenere quel mondo. Uno Stato che si gonfia sempre di più e un'impresa privata che riesce a garantire sempre il posto di lavoro, ma noi abbiamo una strumentazione sociale che è adeguata al mondo che sta morendo e ci troviamo nell'enorme difficoltà di riuscire a passare a una visione diversa che nasce dai fenomeni che la globalizzazione del mercato ha comportato, vale a dire alla nascita di paesi prima poveri che ora sono diventati o stanno diventando ricchi, e quindi entrano in competizione diretta con il mondo occidentale che poteva contare invece su una tradizione di prosperità, di benessere che non sembrava messa in discussione se non dall'interno. Oggi non è più così, è messa in discussione dall'esterno e noi dobbiamo renderci conto che questa realtà è cambiata. Dobbiamo cambiare quindi di conseguenza anche le nostre leggi. Alcuni paesi l'hanno fatto a tempo debito, altri come gli Stati Uniti sono cresciuti in una dimensione culturale completamente diversa, che noi consideriamo molto spesso come portatrice di negatività, di disorientamento, di infelicità. Però se uno si va a vedere, mi è capitato l'altro giorno, avendo visto la citazione dell'Italia che è al 24esimo posto nell'indice dell'ONU rispetto allo sviluppo umano, indicatori che riguardano tutti gli aspetti possibili e immaginabili della vita di una persona, l'Italia al 24esimo posto, gli Stati Uniti sorprendentemente sono al quarto posto. E questo è un indice che viene realizzato da un'agenzia dell'ONU, e come voi sapete le agenzie dell'ONU non sono necessariamente controllate dagli Stati Uniti, generalmente portano un'enorme criticità verso gli Stati Uniti. Eppure un paese così diverso dal nostro come struttura sociale come sono gli Stati Uniti, poi alla fine, nonostante che la sanità americana sia molto diversa da quella italiana, nonostante che oggi ci sia la grande discussione
davanti alla Corte Costituzionale degli Stati Uniti sulla riforma di Obama, e forse verrà cancellata perché 5 giudici su 4 ritengono che venga violato il principio costituzionale per il quale lo Stato non può imporre a un cittadino di acquistare un bene, neppure un'assicurazione sulla sanità, e la riforma di Obama invece si basa sull'assicurazione obbligatoria per coloro che oggi non ce l'hanno. Alla fine l'indice dello sviluppo umano negli Stati Uniti li colloca al quarto posto, un paese di emigrazione, di immigrazione, un paese caotico da molti punti di vista, ma che alla fine riesce a garantire ai cittadini un livello di benessere e anche di sentimento di felicità superiore rispetto a quello di tanti altri paesi nel mondo. Noi comunque oggi ci troviamo di fronte a questo scontro che è ideologico ma è culturale, ma che poi ha un risvolto pratico molto importante intorno all'articolo 18, che in effetti è il totem della stabilità. L'articolo 18 è la garanzia della stabilità per chi difende l'articolo 18 e non si rende conto che quella stabilità in realtà non c'è più, e che oggi, grazie anche all'articolo 18, ma grazie alla mentalità che ha fatto costruire quell'articolo 18, noi abbiamo un mondo del lavoro diviso fra coloro che hanno molte protezioni e un'altra parte maggioritaria che non ha nessuna protezione. E ci rendiamo conto che esiste tutta una parte della società italiana, in particolare femminile e giovanile, che ha enorme difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Vedete, la nostra Costituzione, l'articolo 1, recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È un articolo rovinoso quello, noi sappiamo perché è nato così, la sinistra voleva che venisse scritto fondata sui lavoratori, alla fine mediazione democristiana fondata sul lavoro. Questo che cosa comporta nella mentalità diffusa? Che il lavoro è un diritto. No, il lavoro non è un diritto, i democristiani avrebbero dovuto saperlo meglio degli altri, perché il lavoro è una condanna biblica in realtà. Si lavora nel momento in cui si dà un morso all'albero, alla mela dell'albero della conoscenza, e quindi ci si sottrae alla tutela del Signore e si comincia a intraprendere una vita personale e si deve lavorare con fatica. E questa è una condizione, il lavoro è un fenomeno, è una necessità, non è un diritto. Ma la mentalità che il lavoro sia un diritto, per cui ci debba essere qualcuno che garantisce questo diritto, nel nostro paese c'è. E questo inaridisce in realtà quella capacità di costruzione della persona che deve essere propria di chiunque, in qualunque sfera sociale. Noi oggi, al di là del discorso della cultura che abbiamo ereditato, abbiamo una realtà che non lo consente più, per cui abbiamo gente che soffre perché non ha diritti, abbiamo gente che soffre perché teme di perdere i diritti che ha. Però non si può andare avanti in questo modo, noi dobbiamo costruire una società diversa in cui i diritti siano diffusi, non ci sia una sola persona alla quale sono negati determinati diritti. E questo significa che bisogna ricomporre, scomporre e ricomporre il sistema anche di tutela del mondo del lavoro. Da Marco Biagi in poi si è cominciato a lavorare in questa direzione, si è compreso bene che la flessibilità era il tema degli anni che sarebbero venuti, si è declinata la flessibilità all'interno di codici sbagliati, per cui la flessibilità è diventata precarietà. Per cui avere un lavoro temporaneo significa in realtà non poter avere il mutuo dalla banca, non potersi comprare un'automobile a rate, dover restare a casa coi genitori e via dicendo. Oppure significa, peggio mi sento, perdere un lavoro a 45-50 anni e non riuscire più a ritrovarlo senza avere le garanzie per superare il periodo di disagio e avere la possibilità di un orizzonte di lavori disponibili che possono essere intercettati. Noi da questo dobbiamo uscire. Io credo che tutta la discussione
intorno all'articolo 18 in realtà ha questo non detto alle spalle, c'è qualcuno che cerca di spiegare queste ragioni. Sicuramente se Marco Biagi fosse rimasto in vita e non fosse stato ucciso dai terroristi rossi avrebbe saputo valorizzare l'innovazione e tradurla più rapidamente in pratica, ma siamo di fronte a questa realtà di oggi in cui noi dobbiamo moltiplicare i diritti e questo significa rimettere in discussione ciò che è stato acquisito all'interno del sistema, del sistema attuale. Il governo Monti timidamente fino a questo momento ha intrapreso questa strada con molte difficoltà, noi sappiamo benissimo quali sono le difficoltà del governo Monti. I miei amici liberali, liberisti del PDL votano regolarmente contro il governo Monti, non votano la sfiducia, non votano la fiducia o se ne escono. Io non sono d'accordo su questa linea, credo che invece bisognerebbe contribuire al governo sollecitandolo a fare di più, correggendo gli errori che vengono fatti, ma non escludendosi dall'unico tentativo reale che è in corso, perché se il governo Berlusconi ha fatto fallimento e se noi o loro erano parte importante anche della maggioranza di governo, bisogna ripartire dai propri errori, dalle proprie sconfitte, non chiudere gli occhi rispetto a ciò che non si è stati capaci di fare e rimproverare ad altri di essere strumenti di complotti o di meccanismi negatori dei propri valori. Ma può darsi benissimo che Monti sia una marionetta nelle mani della Merkel. Ciascuno di noi può essere sospettato di essere una marionetta nelle mani di qualcuno o di qualcosa, e Freud ci ha insegnato tantissimo su questo. Il problema è andare a vedere che cosa in realtà si riesce a realizzare, e secondo me noi dovremmo essere più attivi nell'esercitare quel contrasto costruttivo che in realtà riesce, potrebbe riuscire a far superare le difficoltà di oggi. Io credo che questo, rispetto alla prima domanda, questo possa andare, ma è solo un tassello, quello del mondo del lavoro, di un sistema complessivo che non funziona più e che ha tanti altri aspetti che ora magari approfondiamo. Grazie Marco. Poi, prima di dare la parola al Presidente Abramo, c'è un interessantissimo studio di Silvio Boccalatte su Liberamente riguardante l'articolo 1 della Costituzione. Lo trovate in due parti, nella prima parte nel numero 1 del 2012, la seconda parte di questo studio è nel numero 2 2012. Alla fine la conclusione, che facendo tutto un discorso anche di diritto comparato, la stessa definizione di Repubblica fondata sul lavoro corrisponde ad un'unica Costituzione che era quella dell'Unione Sovietica. Ed è detto tutto. Prego Presidente Abramo. Mi fanno intervenire in modo quatto però la materia di che non è di facile apprendimento, ma voglio dire la mia un po' come imprenditore, pure più che come Presidente della Camera. Il dottore Taradas non sa che io sono di quinta generazione di imprenditoria, 150 anni di storia della mia famiglia, allo stato 4.200 dipendenti in Calabria. Non voglio raccontare la mia storia, ma voglio raccontare qualche cosa che attiene all'articolo 18. Si chiama investimento sulle risorse e delle risorse umane. Sapete perché il mondo del lavoro ormai è un mondo chiuso, senza capacità di ingresso, soprattutto dei giovani, soprattutto di coloro i quali possiedono la cultura e la capacità di innovare e di sviluppare il mondo delle imprese e della produzione? Perché c'è qualcuno che sostiene che l'articolo 18 sia, come diceva lei, mi ritrovo perfettamente chiaramente, sia un modo di ledere i diritti di chi diritti li ha acquisiti. Chi ha acquisito i diritti nella Prima Repubblica? Secondo quale criterio? Quello della meritocrazia?
domanda. Io credo di no. C'è qualche giornalista in sala per cui non posso fare alcune dichiarazioni, anche se sono dei cari amici. Se mi promettessero, siccome siamo in una lezione, se mi promettessero che queste cose non vengano scritte, io con loro ho questo rapporto. E non sono stato incauto nel dire che non ho grande stima dell'attuale condizione del giornalismo. Non sono stato incauto, l'ho dichiarato da sempre. Così per come il giornalismo viene, come ho già avuto modo di dire, interpretato professionalmente. L'articolo 18, vedete, è diventato un mezzo di contrapposizione fra un colore e l'altro, o fra un, possiamo dire ancora, mi auguro per poco, tra un polo e l'altro. E l'articolo 18 è diventato un modo di discutere del sesso degli angeli in una condizione in cui, come diceva lei, il paese non se lo può più consentire. E mentre gli economisti dicono questo in altri luoghi del mondo, noi viviamo nel mondo dell'impresa, di quello sto parlando, nella incapacità di poter assumere responsabilità di carattere sociale, perché, come sapete, l'impresa, la mission dell'impresa si è modificata, no? È chiaro, è chiarissimo, ma nello stesso tempo non si è modificato l'atteggiamento all'esterno dell'impresa. Avrete sentito almeno mille volte dire che la mission dell'impresa non è più quella di fare solo utile, ma è una mission che guarda all'attività globale all'esterno del mondo dell'impresa, quello che ti sta vicino, intorno. Ma se sapeste cosa ho trovato, questa è la parte che i giornalisti non devono scrivere, ho trovato in questa Camera, che ho trasformato da amministratore delegato, io mi dichiaro amministratore delegato, lo sanno gli amici, cosa ho trovato? Incapacità di produzione, costo per i cittadini, su questo, costo in questo caso per le imprese, un costo, attenzione, che può essere utile se viene reinvestito secondo la funzionalità di un ente, che è questo. Noi ci stiamo tentando, ci siamo parzialmente riusciti. Non è un caso che questa sia la prima Camera di Commercio che ha licenziato dipendenti con delibera, sono stato io primo tra tutti, il mio autista. L'autista è il confessore amico, perché sta con te a tutte le ore del giorno e della notte. Perché si fa questo? Perché ho ritenuto, a parte giusto, è legittimo giuridicamente, perché sono già 3-4 le convocazioni nei vari tribunali, nelle varie fasi, primo, secondo, terzo grado. Potrà andare dal Grand Jury di New York, ma noi l'abbiamo spuntata, perché la verità è che laddove si creano condizioni, quelle negative di cui parlava lei, del diritto, l'RSU, un'altra invenzione secondo me, ma io sono un democratico per eccellenza, ma il sindacato, che anziché essere un rappresentante degli interessi, attenzione, generali, collettivi dei lavoratori, si trasforma in qualche altra cosa, in un'associazione privata di tesserati che a tutti i costi devono portarti un utile, e l'utile è quello non del sindacato, della difesa, dei lavoratori, ma forse di qualche sindacalista. Queste cose le dico con molta chiarezza, anche se voglio dire, mi rendo conto che sono delle cose abbastanza pesanti. Per questo, come dire, mi avvalgo della moderatezza dell'audizione da parte degli amici giornalisti, ma questa è una lezione, non è una conferenza stampa, e quindi queste cose vanno dette con chiarezza. L'ultimo passaggio, sperando di non avervi troppo annoiato con qualche mia riflessione: qual è la condizione per la quale un imprenditore
non ha la volontà, diciamo le cose come stanno, o forse è meglio dire ha la paura, perché si tratta di paura, con le leggi vigenti, di inserire un giovane preparatissimo, perché quelli che sono arrivati, due, solo due, perché la legge ci vieta di fare i concorsi anche quando qualcuno va in pensione, quante cose sbagliate, o quando uno non c'è più, la scomparsa fisica di qualcuno, su sette una norma prevede allo Stato, sempre che non ci siano rigidità di bilancio, prevede che si possa espletare un concorso. Adesso questa percentuale è salita negativamente, per cui, cioè, si è abbassata la percentuale, è salito il numero dei sostituendi. Ma vi rendete conto quanto, al contrario, cioè voi non potete rendervene conto, ma al contrario vi posso assicurare che un solo elemento espletato, che è stato inserito da qualche mese, ha fatto più lui, parlo della capacità dei giovani, parlo della cultura, parlo del mondo delle università, fatto in modo serio, ha fatto più lui in 6-7 mesi di quanto non abbiano fatto in 12 anni, io sono qui da 12 anni, in 12 anni gli altri colleghi collaboratori. Quindi una squadra ha fatto molto meno, anzi, se dovessi essere sincero, io non difenderei attraverso l'articolo 18 o qualche altra magagna coloro i quali fanno tutto per trovare l'unico elemento negativo su una norma, nel senso che io da presidente di questo ente, un po' di meno da imprenditore, tento di trovare la soluzione ad un problema che non è mio, della collettività. Io sono qui per gestire cose della collettività e credo di farlo con grande onestà, forse anche troppa rispetto alla media mediana. Ma ho una struttura che mi trova l'unico elemento negativo per cui tradurre in un altro modo quella norma. Sto cercando di dire che c'è una complessità, è così articolata la funzione pubblica, perché è così stranamente, devo dire, non sbaglio il termine, è così stranamente percepita dai burocrati qualunque tipo di attività produttiva nell'ente pubblico, quasi come ad essere su un altro pianeta rispetto al pianeta del privato. Ecco, io credo che ci sia necessità di un livellamento ed è un cambiamento pure della percezione di cosa fare nella società civile, negli enti pubblici, e di cosa produrre a favore del mondo liberale, quello in cui sta la società privata, la piccola azienda, la media azienda. Sarebbe tanto interessante affrontare il tema sul piano anche pratico, oltre che tecnico, giuridico. Però vi posso assicurare che se c'è, e chiudo, se c'è un elemento, il più negativo, è quello di legacci e legocciole di tipo normativo che impediscono all'imprenditore di guardare con serenità al futuro dell'azienda. E la chiusura finale, proprio l'ultimo brevissimo telegrafico punto, è che quando vi ho citato i 4.200 dipendenti, dovete sapere che quelli regolarmente adibiti ad una funzione industriale, quella della mia famiglia, quella dell'industria grafica ed altro, sono un migliaio. Gli altri sono stata una nostra invenzione, per dare un'invenzione, i call center, per dare spazio a qualche giovane, togliere tanti giovani dalla strada, che sono diventati, i call center sono diventati, come dire, un rimorchio rispetto ad una locomotiva che camminava forte, una locomotiva forte che camminava veloce. Perché lo si è fatto? Per la responsabilità sociale di cui si ha il dovere di percepire
nei confronti dell'esterno, all'esterno dell'azienda. Chiudo qui con la speranza, ma questo lo spero, che il dottor Taradas voglia ritornare per affrontare meglio un problema, anche fuori dalla, se mi è consentito, anche fuori dalle lezioni di liberismo, perché credo che sia un argomento di diffusione culturale che manca un po' dappertutto, ma soprattutto qui in questa terra. Grazie Presidente. Questo forse va bene, non so quello tanto. Allora, prima di dare per chiudiamo con la prima domanda, giusto sarà di tracciare poi la soluzione, perché le posizioni, come vedete, tra Maurizio, Marco e il Presidente Abramo non sono poi così scontate, anzi tutt'altro. E del resto noi liberali abbiamo una visione del mercato che è come procedimento di scoperta. E a questo proposito già Bruno Leoni ci diceva: il mercato non è un campo di battaglia in cui si cerca di uccidere il nemico, è un'istituzione pacifica in cui ognuno cerca di assicurarsi gli altrui beni e servizi al minor prezzo possibile, ma col consenso degli interessati. E Marco ha citato Mises, e io di Mises, prima di porvi la domanda finale, ti riporto quello che diceva a proposito del lavoro. Nell'impresa privata l'assunzione di un operaio non è un atto di favore, ma una normale transazione commerciale, nella quale entrambe le parti, il datore di lavoro e il prestatore d'opera, trovano il loro tornaconto. Il datore di lavoro deve cercare di pagare la forza lavoro in misura corrispondente alla sua prestazione lavorativa. Se non lo fa, rischia di vedersi sottrarre l'operaio da un concorrente disposto a pagare di più. Il prestatore d'opera, da parte sua, deve cercare di occupare il suo posto in modo da meritare il salario, per non rischiare di perdere il posto stesso. Poiché l'assunzione non è un favore ma una transazione economica, l'operaio assunto non deve preoccuparsi dell'eventualità di essere licenziato per avversione nei suoi confronti. L'imprenditore che licenzia per avversione un operaio che lavora bene e si guadagna il suo salario danneggia soltanto se stesso e non l'operaio, il quale finirà comunque per trovare un'occupazione dello stesso livello. Problema. Tornare al mercato libero, quindi estromettere lo Stato dal rapporto di lavoro, quindi ridare l'autonomia alle parti, o lasciare allo Stato la possibilità di regolamentare il rapporto di lavoro attraverso la legislazione speciale? Questa è la domanda. Due minuti per la risposta e passiamo poi all'altro argomento. Legarmi a quanto diceva Paolo a proposito della sua iniziativa di riuscire anche a licenziare, voglio dare un altro dato che riguarda proprio le decisioni del governo Cameron in Inghilterra. Cameron è riuscito a snellire la macchina burocratica, arrivando, cito i numeri per essere preciso e crudi, al taglio di 500.000 dipendenti dell'amministrazione statale. Ora le cronache raccontano di quello che sta accadendo in Grecia, di quello che sta succedendo in Grecia e quello che, ahimè, sta cominciando ad accadere anche in Spagna. Non mi pare che in Inghilterra ci siano rivoluzioni di questo tipo e piazze inondate di manifestanti. È un problema di mentalità, dunque. Allora, rispetto alla tua domanda, Sandro, la risposta sarebbe semplice. E prendo l'esempio britannico per dire che è fattibile. Il discorso delle gabbie salariali diventa un elemento importante. L'idea del contratto nazionale di lavoro, che quindi viene governato da una legislazione statale, crea un meccanismo che è distorto anche relativamente al fatto che il costo del lavoro aumenta. Perché se noi non riusciamo a distribuire la ricchezza in maniera proporzionata rispetto a quello che è il costo della vita reale, il meccanismo provoca anche questo aumento del costo. Quindi contrattazione decentrata, localizzata, io addirittura la definirei, in base cioè alle realtà in cui si vive.
Marco non lo ricorderà, ma lo voglio ricordare insieme a lui, uno dei nostri incontri ai tempi dei riformatori, all'Ergife, quando feci un intervento, allora uscivo anche dall'esperienza del mio assessorato comunale, che tra l'altro era l'industria, quindi parlavo come parte in causa, e quindi tanti anni fa rispetto a quello che sta accadendo adesso, sembra passato un secolo, io dissi in quell'occasione quello che avevo tentato di fare da amministratore, perché poi le cose dirle è un discorso, provare a farle, e Vibo Valencia, Paolo e gli amici calabresi lo sanno, Marco glielo ricordo perché ne parlammo tanto tempo fa, quindi può averlo dimenticato. Vibo Valencia è uno dei distretti industriali della Calabria, quindi mi toccava una delega che aveva un certo peso, perché l'area industriale e il consorzio diventavano elementi importanti. Io avevo proposto ai politici in carica allora: creiamo una zona franca dell'area industriale di Vibo Valencia, dove sospendiamo le contrattazioni nazionali e tutti i vincoli, perché l'unico modo di attrarre investimenti e quindi rinvigorire una situazione che ovviamente viveva una crisi, perché se la crisi industriale è a livello globale, in Calabria lo sarà maggiormente e ancora di più in un'area come quella di Vibo Valencia, depressa di per sé. È venuto dopo, perché è più recente. E io ho fatto l'assessore ormai 10-12 anni fa, quindi parlarne 12 anni fa era roba di un anarchico quasi, ma è l'unica strada che, ripeto, io, dati alla mano, oggi ci sono dei governi che stanno attuando: taglio dell'impresa pubblica e del dipendente pubblico, favorire l'iniziativa attraverso i finanziamenti di questi start-up, come dicevamo, e soprattutto differenziare il monte salariale, in modo da renderlo reale con i luoghi in cui si vive. Quindi lo Stato distante e lontano da queste situazioni, che abbia, sì, come diceva Marco, il compito che poi dovrebbe essere quello precipuo di uno Stato, quello di garantire la sicurezza, quello di garantire l'ordine e la legalità, ma lasciando poi che si crei un mercato del lavoro. Mi fermo, d'accordo. Due minuti, perché poi dobbiamo sviluppare il tema. Sì. Maurizio ha introdotto il tema delle tasse. Intanto, no, le tasse ne parleremo dopo. La domanda. Ma io penso che lo Stato abbia, ovviamente non può avere soltanto la funzione di garantire l'ordine. Lo Stato, per forza di cose, oggi ha più funzioni, però in Italia ne ha una serie infinita, e non si riesce più a capire quali sono i confini dello Stato, e ci arriviamo dopo quando parliamo di tasse. Il dottor Abramo diceva prima della mission dell'impresa che è cambiata nel tempo. Io penso che la prima missione di un'impresa resti quella di fare profitto, vale a dire di stare sul mercato, perché questa è la condizione preliminare di tutto il resto. Dopodiché ci possono essere gli imprenditori illuminati, e sono illuminati quando sono attivi, perché se sono passivi invece sono imprenditori che vanno a ricercare alle mammelle dello Stato la possibilità di sussistenza. Ci possono essere gli imprenditori illuminati che svolgono, e questo ciascuno di noi nel nostro piccolo o nel nostro grande, questa tendenza a svolgere una funzione di generosità e di ampliamento del benessere nell'ambiente in cui vive ce l'ha sicuramente. Ma la condizione è avere imprese in attivo. Guardate, quando tutte le regioni d'Italia o ogni apparato dello Stato si mobilita per salvare un'impresa che non sta sul mercato, in realtà convince i dirigenti di quell'impresa
a restare in azione o a non licenziare nessuno e trasferisce costi su tutti gli altri, nel senso che premia l'impresa in altro modo con costi che ricadono su tutti i contribuenti. In questo modo blocca la possibilità di sviluppo di altre decine e decine di imprese che potrebbero far meglio di questa. Ci sono dei casi spaventosi di dipendenti licenziati che vengono tenuti inattivi dallo Stato attraverso le forme più diverse, cassa integrazione straordinaria, regolare, per anni, 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 fino a quando non sono più capaci di lavorare. Nel frattempo l'impresa non produce e tutto questo si traduce con un danno alla collettività e alle persone spaventoso. Quindi ciò che lo Stato dovrebbe garantire è invece la piena funzionalità del mercato e non invece il salvataggio delle imprese che non riescono a stare nella concorrenza. Questo per ragioni di funzionamento, non per ragioni astratte, per ragioni morali, per ragioni di altro genere. La cosa insopportabile per me è che le ragioni morali siano invece agitate dagli altri. Cioè, se tu ti opponi al salvataggio di un'impresa, tu sei accusato di volere la povertà, di volere mettere sul lastrico le persone. Non è così, perché in realtà in un sistema che funziona secondo le regole del mercato e del capitalismo che significa libero mercato, il primo nemico del capitalismo significa libero mercato, vale a dire concorrenza. Come tutti noi sappiamo, il primo nemico del capitalismo sono i capitalisti, che non vogliono né il mercato né la concorrenza e vorrebbero il monopolio, e questo ce l'ha insegnato Einaudi in Pagine straordinarie e tutti gli altri. Ma capitalisti e lavoratori sono legati ad un unico gioco di cui garante si deve fare lo Stato, e questo dovrebbe essere il ruolo dello Stato: farsi garante del fatto che né i capitalisti attraverso le loro organizzazioni né i lavoratori attraverso i sindacati impedissero il meccanismo di mercato e invece facessero in modo che l'autoregolazione economica producesse quei benefici che produce. Friedman l'ha scritto nel suo bellissimo libro sul mercato, ha scritto: io sono per la libertà economica e lo sono per ragioni ideali. Friedman, a differenza di Mises, era meno tecnoscientifico. Lo sono per ragioni ideali, perché sento dentro di me questo anelito alla libertà, e quindi sono a favore del mercato. Anche se non funzionasse, io sarei per la libertà economica, però funziona. Noi abbiamo vinto, i modelli socialisti e comunisti sono stati sconfitti, il mercato funziona e di questo sono molto contento. E poi ci ritorneremo, perché per me il liberalismo non è soltanto il mercato e l'economia, il liberalismo sono anche le libertà civili, sono anche le questioni della libertà individuale, della possibilità di vivere la vita come a ciascuno piace, e su questo invece molto spesso ci sono delle divergenze profonde anche all'interno del mondo liberale. Ho letto l'altro ieri un articolo sul sito del Cato Institute, dove uno liberale, liberista e libertario diceva: sì, però il fatto che nei Tea Party americani 2/3 siano contro, lì si parla di matrimonio, qui si parlerebbe di unioni civili dei gay, è qualche cosa che mi offende, perché se uno è liberale e liberista in economia dovrebbe esserlo anche nel campo delle scelte della vita privata. Ecco, io tengo a questo tipo di liberalismo, fatto di sentimenti morali, come voleva Adam Smith, prima ancora che di modalità tecniche. E tutta la costruzione ideale storica del liberalismo è questo: sono sentimenti morali che si uniscono a soluzioni tecniche, fanno funzionare il mondo meglio di chi la pensa diversamente. Intanto mi pare che ci troviamo abbastanza d'accordo, se mi è consentito, soprattutto sull'ultima sua sottolineatura, quella della morale, che è la base poi la base del coordinamento non solo ideologico ma anche funzionale di uno Stato.
Io pochissime, qualche altra riflessione, perché sono anche molto proteso ad ascoltare la sua opinione, se devo essere sincero, ripeto, è quella di far ascoltare le mie. Le mie esperienze mi dicono, le mie modestissime esperienze, mi permetto però di sottolineare ancora una volta un'altra cosa. Le mie esperienze come uomo, io sono un cattolico, dice, ma cosa c'entra questo? Credo che sia la formazione sia importante. Io sono un cattolico, credente, politicamente sono di area moderata, ma guardo al liberalismo, al liberismo come un riferimento forse il più serio della mia vita, questo lo dico. Non sono un cattolico bigotto, nel senso che contesto più di una cosa della Chiesa. Qualcuno potrà dire, ma cosa c'entra questo? La nostra formazione, la nostra, quella di ognuno di noi, credo che tenga conto, se non ho capito male qualche cosa nella mia vita, tenga conto di ogni singolo aspetto maturato nella vita, e credo che quello religioso sia uno dei più importanti. Credo nessuno abbia citato, e poi faccio un passaggio per farle comprendere quel che volevo dire sulla mission, intendo un poco chiarire meglio. Credo di averlo, sì. Quando io parlo di modificazione, di mission, mi riferisco all'azienda che guarda unicamente e solamente quella, questa non la ritengo una cosa né moralmente valida, né eticamente, e devo dire neanche produttivamente. Io credo che ci sia in sala, sì, una delle ultime scoperte qui alla Camera, è una giornalista, il mio ufficio stampa, ma è la... confermo, difatti non ho detto, ho detto esattamente il contrario, cioè ho detto che c'è una qualità alta, ma è la percentuale che è bassa, Maurizio, per essere molto chiari. Una serie di improvvisatori che non sono giornalisti, sono giornalai, ne conosco uno in particolare che vende i giornali e dice di essere giornalista, e quindi sto cercando di dire che la professionalità, sto cercando di dire che le qualità nel mondo del lavoro, nel mondo della società civile, nel mondo della pubblica amministrazione sono sempre riferimenti, ma non solo riferimenti sul piano né ideale né ideologico, ma riferimenti a livello della capacità di risultato. So di essere così un po' troppo preso da questa materia che è il risultato, e io del resto sono nato in una famiglia dove, voglio dire, il risultato stava al primo punto all'ordine del giorno, perché è numerosa la famiglia, perché confermo confermo, sembra una battuta ma corrisponde alla realtà dei fatti, anche in famiglia, e sono cresciuto, difatti dico che sono cresciuto in caserma, nel senso che ci sono delle procedure in una famiglia come la mia, molto numerosa, con un padre imprenditore in tempi difficilissimi, il dopoguerra, con un nonno che alle spalle e un bisnonno avevano una bottega artigianale però composta da 30-40 unità lavorative, sto parlando della fine dell'Ottocento, sto parlando di una dimensione culturale che tiene conto dell'aspetto del profitto, ecco questo era il chiarimento che volevo dare, tiene conto del profitto, perché come diceva lei, ci mancherebbe pure, di che parliamo se no? Un'azienda che non produce profitto può avere la capacità di pensare, voglio dire, ad un'altra mission? La prima mission è quella di sfamare le bocche di coloro che lavorano, per essere molto chiari, di riuscire ad equilibrare i conti, che siano le entrate e le uscite famose. E poi c'è un'altra proiezione. La proiezione di cui parlavo io è che il bene comune all'esterno dell'impresa, il bene comune al di fuori delle mura
dello stabilimento. È il tuo bene. Il bene comune è inteso come il bene dei lavoratori, dei dipendenti, non difesi ad oltranza in quanto lavoratori, ma difesi ad oltranza in quanto il valore vero, non aggiunto, attenzione, non valore, valore vero dell'azienda. E sapete perché vi parlo così? In questo momento, mentre sto dicendo, scusandomi, le mie ciance, perché credo siano delle ciance, ma sono la storia di 200 anni di lavoro. Siamo la quinta generazione di imprenditori, la sesta i miei nipoti, ma siamo la quinta, sesta generazione di lavoratori della stessa famiglia. Un rapporto fiduciario. E qui ritorniamo al libero mercato. Abbiamo autonomamente scelto di far questo perché riteniamo che lo spirito di appartenenza alla nostra azienda, e questo non è un modo di essere solidali nei confronti di chi ti sta vicino, è un modo di scegliere le qualità umane di chi collabora con te. E mi pare una cosa giusta. Mi pare molto più ingiusto avere il dovere, scuso per il pasticcio di parole, di termini, ma avere l'obbligo di andare a scegliere i tuoi collaboratori attraverso una lista sterile. Oggi un po' di meno, ma io ricordo negli anni ancora 70, quando ero un giovane imprenditore, ho avuto questa difficoltà nella crescita della mia azienda. Dall'ufficio di collocamento ho chiesto 15 unità da adibire poi in un sistema complesso produttivo di un certo reparto, e mi hanno mandato 15 ragazzi, di cui almeno la metà, qualcosa in più, 10, non erano buoni, non sarebbero stati utili neanche, voglio dire, ad aprire un pacco di cracker. Eppure stavano in ordine cronologico, in una lista, per essere molto più chiari. Era un grande imbroglio del collocatore, i famosi uffici di collocamento. C'erano i nipoti, i parenti, i vicini di casa, sono rimasti lì e hanno creato un grave danno all'azienda, questo lo devo precisare. Questa è una testimonianza in pratichese di quello che accade in un'attività che non è, come dire, che non rientra nella cultura del liberalismo e del liberismo, della liberalizzazione di alcuni passaggi che credo che siano indispensabili per l'economia. Chiudo dicendo che sono convintissimo, invito la mia parola, sono convintissimo, non per motivi né di carattere ideologico né di carattere imprenditoriale né nemmeno di carattere religioso, che se si liberassero alcuni anelli o tagliassero, aprissero alcuni anelli di questa catena nel sistema produttivo, troverebbero posto soprattutto i giovani ragazzi. Parlo dei ragazzi, parlo dei giovani non per motivi, è una cosa inflazionata, voglio dire, nei vari convegni ai quali assistiamo tutti parlano dei giovani, ma per essere molto chiari, non ne ho trovato uno solo che chiusa la porta del convegno abbia fatto qualche cosa per i giovani. Questo lo dico anche a scanso di equivoci, ma sono giovani preparatissimi che una volta inseriti in un ambiente ti cambiano la vita dell'ambiente. Qui due o tre, ve l'ho detto prima, ma io ho citato, voglio dire, non era un complimento che le facevo, è solo da due mesi che sta la mia segreteria, ho annaspato 12 anni. Per la prima volta la mia segreteria all'ufficio stampa funziona, perché c'è una professionista, ma non parlavo di lei, parlavo anche di un altro giovane, e io non ricordo il suo nome, il suo nominativo è qui, è dipendente, ha vinto un concorso qui alla Camera, ma vi assicuro ha cambiato il volto al sistema contabile. Ho annaspato, perché sono un tecnico di bilancio, ho dovuto provvedere ad una serie di deficienze, di equilibrio finanziario, debiti da 40 anni, cose pazzesche, incredibili. Abbiamo fatto i miracoli, ma non ho mai avuto riferimenti, perché l'articolo 18 difende le posizioni, voglio dire, di quelli che sono stati assunti, come vi dicevo prima, secondo la raccomandazione e l'assegnazione partitica di qualcuno qui alla Camera.
aspetta, userei il termine selvaggio, perché non voglio fare il romanzo, perché amo la concorrenza e questo è il sistema. Mettiamoci in concorrenza, perché questo alza il livello della meritocrazia e della qualità in cui fai riferimento. Importante che il mercato selvaggio non fa, no, tenga l'effetto contrario, perché c'è il rischio se lei condivide. Mercato libero, aperto, sì, allora tiriamo le conclusioni. Diventa darwinismo economico, quello è una Maurizio, selezione naturale. Allora tiriamo, Maurizio, tiriamo le conclusioni. Allora, noi naturalmente da liberali riteniamo necessario lo Stato, del resto Mises si muove in questo ambito, Hayek lo stesso, non siamo lotbardiani, ci vuole lo Stato, ci vogliono le regole. Il problema vero è farle rispettare quelle regole, però poi l'autonomia privata, quindi la possibilità di stipulare i contratti di lavoro con una cornice di regole certe, con un'uguaglianza di fronte alla legge, quindi uno Stato di diritto ben impiantato e un sistema, soprattutto giudiziario, che funzioni. Quindi non hai bisogno a quel punto di articoli 18, perché un sistema che funziona ti garantisce, nel caso di inadempimento, tu licenzi una persona, il caso è il caso di inadempimento, tu vai davanti al giudice per far verificare l'inadempimento e quindi in quel caso segui le regole ordinarie. No, far questo no. E passiamo a un altro problema spinoso. Questa era la fase iniziale, abbiamo poi la fase conclusiva del rapporto di lavoro, che è il sistema pensionistico. Quando si parla di riforme, si parla di riforma del mondo del lavoro, riforma delle pensioni, e soprattutto se ne parla adesso, dove ciò che viene chiesto a chi governa è tagliare la spesa. Ci troviamo in una situazione paradossale. Fino al 1990, la riforma Amato, abbiamo avuto una situazione estremamente espansionistica. Pensioni elargite con molta facilità, pensioni di anzianità date a chi non aveva diritto, super pensioni, integrazione al minimo e roba varia. Tutto nasce da un sistema impiantato nell'Ottocento dal Otto von Bismarck, il cancelliere della Germania Guglielmina, che all'epoca poteva essere, poi discuteremo sull'essere liberale, che era un sistema che all'epoca forse poteva pure avere una ragione d'essere. Aveva portato l'età pensionabile a 65 anni, quindi poca gente andava in pensione, c'era questo sistema a ripartizione, e a ripartizione, sapete, significa che chi lavora mantiene chi va in pensione attraverso una forma di patto tra generazioni che poi si perpetua nel tempo. Questo è il sistema che poi si è diffuso in tutta Europa, salvo piccoli cambiamenti in Italia, da quando poi l'iscrizione alle casse di previdenza è diventato obbligatorio il versamento dei contributi, eccetera. E il sistema cosiddetto a ripartizione, a cos'è ancorato? È ancorato a quello che Hayek definisce il mito della giustizia sociale, perché il sistema a ripartizione è gestito dallo Stato, quindi è lo Stato stesso che determina quanti contributi versare, che determina l'età pensionabile, che determina quanta deve essere la pensione di ognuno. Dal 90 in Italia si è assistito a tutta una serie di riforme, Amato, Maroni, Dini, fino all'ultima Monti Fornero. Cosa si è fatto? Si è progressivamente aumentata l'età pensionabile, sono aumentati i contributi e alla fine si è instaurato un sistema che non si sa fin quando potrà reggere. L'esperienza liberale di cui Nando diceva non è quella di Bismarck, ma è quella che nel 1980 José Piñera in Cile attua, instaurando il cosiddetto sistema a capitalizzazione. In cosa consiste il sistema a capitalizzazione? È una forma dove ognuno versa i contributi per la sua pensione. Quindi non c'è una ripartizione dei contributi degli altri, non c'è un patto generazionale, ma ognuno versa i propri contributi e quindi stabilisce come versarli, quando versarli, a che età andare in pensione.
l'unico obbligo poi che si può discutere sull'obbligatorietà di avere una forma di sistema, una forma pensionistica o meno. È chiaro che in uno Stato liberale basato sulla responsabilità individuale io sarei portato a dire nessun obbligo, ognuno poi se ha la responsabilità quando è giovane di crearsi una pensione per la vecchiaia, bene, altrimenti non vedo questo obbligo. Del resto potrebbe esserci anche il paradosso di chi è fin troppo ricco e dire cioè, io non ho bisogno di avere una pensione, con i soldi che io ho da parte o con i proventi dei redditi che ho avuto, che ho conseguito durante la vita, non mi serve la pensione, quindi posso fare a meno. Allora, il problema che si pone è la domanda che io pongo. Il sistema attuale è destinato ormai al collasso. Quanto potrà reggere? E del resto noi stessi non sappiamo che siamo i cinquantenni di oggi, non sappiamo a che età andremo in pensione. Io ho iniziato la professione con l'obiettivo della pensione, c'era addirittura la pensione di anzianità di 62 anni per andare in pensione, oggi ci ritroviamo che prima dei 70 anni non se ne parla. Allora, come uscire dalla crisi? Come evitare il collasso del sistema pensionistico? Aspetta, aspetta. Sarò provocatore, perché vi assicuro che a me questo argomento non appassiona affatto. No, vabbè, sì, d'accordo, vabbè. Ho detto che vado per provocazione. Perché il problema anche qui, e torniamo, è un problema di mentalità, è il lapsus l'hai fatto anche tu, Sandro, quando dici ho iniziato immaginando la mia prospettiva di andare in pensione. E allora, quando dico che è un problema di mentalità, il punto è questo. Immaginare di iniziare un lavoro per poter avere la pensione è già mentalmente un errore. Quindi per questo dico, non mi appassiona l'idea. Sì, no, lo so, no, vabbè, ma è chiaro, l'ho detto in premessa, su questo argomento voglio essere provocatorio, proprio per potermi appassionare a una cosa che altrimenti non mi appassiona. E perché soprattutto poi questo dibattito annoso sul sistema pensionistico italiano è frutto di quel discorso che dicevamo a monte, di quella mentalità sbagliata, di questa idea dello Stato, io l'ho chiamato Stato mamma, così tutti ciucciamo dalla stessa mammella, che finché al latte abbondante ci spama dalla culla alla tomba, e abbiamo risolto i nostri problemi. Quando io dicevo dobbiamo immaginare di essere imprenditori di noi stessi, pensavo anche a questo, a una mentalità. E per quanto mi riguarda c'è un solo sistema, che è appunto quello cileno di Piñera, non ce ne sono altri, che poi in Italia si è cercato di fare attraverso il meccanismo delle assicurazioni o delle cosiddette pensioni integrative. Io mi verso i contributi nell'ordine, nella quantità che scelgo, e mi garantisco nell'ipotesi, beh, forse non lo so, Marco, forse il fatto che noi siamo giornalisti, per cui l'idea della pensione, voglio dire, è una contraddizione, perché più sei anziano, più sei saggio, più ti chiedono articoli, quindi l'idea forse di fare questo mestiere significa che in pensione non ci vai. Quindi non. Ma vabbè, Montanelli forse lo era da un punto di vista del ritiro della pensione a fine mese, ma non lo era dal punto di vista lavorativo, in questo senso intendo dire. Arrivi a 90 anni e continui a scherzare, anzi sei più richiesto perché sei diventato saggio, si suol dire così. Quindi questo è il punto, ed è l'unico modo oltretutto per non infierire sulle nuove generazioni, perché il meccanismo attuale è un meccanismo di vero e proprio vampirismo che gli anziani fanno sui giovani. Il sistema pensionistico italiano salterà inevitabilmente, è un fatto quasi matematico, anche perché, per fortuna, le scoperte scientifiche, i progressi della medicina hanno garantito un'aspettativa di vita ben più alta, e quindi a me anche questo discorso non scandalizza che si debba aumentare l'età pensionistica, perché certo, poi ci sono lavori, ci sono quei lavori usuranti che avranno necessità di avere delle tutele diverse, però
è evidente che non si è più ad un'aspettativa di vita che era, mi pare, dei 48 anni negli anni 20 del XX secolo. Ma bisogna fare, allora, il discorso che facevamo prima a proposito anche dei salari, che bisogna modellare rispetto alla realtà dove si vive, è identico il discorso. Se la realtà, per nostra fortuna, anche se pare che gli scienziati dicono che il nostro sistema corporeo è tarato fino a 120 anni, dopodiché si sfalda a prescindere se riesce a viverci o meno, ma supponiamo che siamo proiettati a vivere 120 anni, che si fa? Si va in pensione a 60 anni e per gli altri 60 dobbiamo farci pagare dalle nuove generazioni, che lavoreranno dunque per pagare la nostra pensione e non avranno certezze per la loro? Allora, come si può definire il contratto generazionale, tutte queste cose qua non mi convinco, ed è l'unico sistema realistico e onesto, a mio avviso, può essere solo quello della cosiddetta capitalizzazione. Scelgo quanto e quando versare i contributi, scelgo quando acquisirli per garantirmi una pacifica vita in attesa di andare dall'altra parte. Io voglio parlare di tasse, però non è che poi me lo impedite, perché vorrei parlare di tasse, però devo dire che sul sistema pensionistico io credo che siano stati fatti onestamente dei grandi progressi nel nostro paese, perché a partire dalla riforma Berlusconi, che venne la prima, poi diventata Dini dopo le grandi manifestazioni di piazza e il ribaltone della Lega, poi perfezionata con lo scalone Maroni, poi invece danneggiata dal provvedimento di Prodi, poi invece rinvigorita successivamente, poi alla fine da Sacconi, poi alla fine con la riforma Fornero. Io penso che il passaggio dal retributivo al contributivo sia stato effettivamente completato, l'innalzamento dell'età pensionistica è ormai realistico. D'altra parte è stato sempre considerato una variabile indipendente l'età di sopravvivenza rispetto all'età della pensione, dagli anni 60 in avanti. Questa è una follia a cui purtroppo dette un grande contributo un governo anche liberale, l'Andreotti Malagodi, se non sbaglio, nel 1972-73, che inserì le baby pensioni per i dipendenti pubblici, creando una devastazione economica che ancora continuiamo a pagare con le casse dello Stato. Ma d'altra parte voi sapete che queste follie nei paesi del sud del mondo, del sud dell'Europa, sono frequenti, tant'è che in Grecia godono di pensione le figlie nubili degli impiegati dello Stato. E questa è stata solo perché sono figlie nubili, godono della pensione. Questa è una delle tante follie greche. La Grecia è riuscita a fare molto di più, non so se di peggio, molto di più di quanti danni abbiamo fatto noi nel corso dei decenni, e si trova nella situazione in cui si trova. Però io ritengo che sotto il profilo della riforma pensionistica non credo che avremo enormi problemi per le casse dello Stato in futuro, una volta appunto che ci si rende conto che l'età, come diceva Maurizio, di speranza media di vita enormemente cresciuta, e che di conseguenza bisogna lavorare fino ai 65, 67, un domani 70 e poi chissà anni, tornando a livelli dei primi anni del secolo precedente, perché io mi sono riletto recentemente le lezioni politica sociale di Einaudi, e allora la pensione era 65-67 anni, quando l'aspettativa di vita era enormemente inferiore. C'è stato il secolo precedente, secolo di grande benessere dopo la guerra, di speranza della pace perpetua. Si parlava di Monica Lewinsky tutti i giorni, per mesi e mesi, e poi è arrivato l'11 settembre del 2001 e ci ha rivelato un mondo che non immaginavamo neppure. Vedete, temo che
anche i mesi in cui si parlava tutti i giorni del caso Ruby diventeranno nella memoria qualche cosa come la cartolina ingiallita di un bel mondo in un'epoca felice. Spero che non sia così, però noi stiamo affrontando invece degli anni molto duri, e gli anni prossimi saranno come questo che abbiamo passato, temo, molto duri. E allora arrivo al tema delle tasse, perché tutto ciò di cui abbiamo parlato, il sistema, il mercato del lavoro, i suoi costi enormi per le imprese, il fatto che il mercato, non essendo libero, non ha consentito lo sviluppo di una imprenditoria adeguata alle necessità del paese, il fatto che il sistema pensionistico ha pesato enormemente, il fatto che lo Stato voglia essere risolutore dei problemi, di tutti i problemi, dalla nascita alla tomba anche nel nostro paese, ha fatto sì che alla fine noi abbiamo una tassazione media nominale del 45%, che, tenuto conto del sommerso e della evasione o elusione, ma soprattutto dell'evasione, è del 55% sulle persone fisiche e diventa fino al 67-68% per le imprese. Ora, su questo ha scritto un bellissimo libro Luca Ricolfi, indicando come la tassazione media sulle persone fisiche possa trovare delle analogie anche in altri paesi europei, specialmente i paesi del nord Europa, dove però i servizi funzionano e quindi non costringono i cittadini a ricorrere alle proprie forze per ottenere dei risultati in termini di efficienza. Quindi c'è una spesa, ma c'è anche un risultato. Da noi questo non avviene. Ma la tassazione sulle imprese è qualcosa di assolutamente anomalo. Tutti i paesi, anche quelli scandinavi, hanno una tassazione sulle imprese inferiore del 20%. Il fatto che noi abbiamo questi livelli di tassazione fa sì che le imprese non abbiano denaro da investire per la ricerca e per lo sviluppo, e rende il nostro paese un sistema di impresa lenta, faticosa, e che spesso è costretta a richiedere aiuto allo Stato, e lo Stato glielo dà, tant'è che noi abbiamo circa 40 miliardi di incentivi per le imprese, una ventina di questi miliardi del tutto ingiustificati in realtà. E anche questi 20 miliardi l'anno di incentivi alle imprese, dal mio punto di vista, dovrebbero essere cancellati. Dovrebbe essere abbassata la tassazione per tutti e non dovrebbero esserci degli indirizzi, dei cammini privilegiati che portano al finanziamento diretto attraverso incentivi di settori di impresa, con lo Stato che decide quali sono le imprese che andranno meglio in futuro, quali sono i settori su cui gli imprenditori devono investire, quali sono le cose da fare. Lasciate fare il loro mestiere agli imprenditori. I politici o i funzionari dello Stato non sono capaci di fare impresa. Se io avessi voluto fare l'imprenditore, avrei fatto l'imprenditore, non ne sarei assolutamente capace. Ci vuole una dotazione mentale, culturale, caratteriale completamente diversa. Invece da noi si pretende che lo Stato, vale a dire gli uomini dello Stato, quindi politici, governanti o tecnici scelti dai politici, sappiano fare il mestiere dell'economia meglio di chi all'economia dà la propria passione, dà la propria vita, dà la propria sveglia all'alba, e spesso il ritorno non è possibile. L'Italia è fatta in questo modo, e se non cambia questo meccanismo non cambierà l'Italia, soprattutto non cambierà il sud dell'Italia, che è stato penalizzato enormemente di più del nord da questa mentalità e da questo peso dello Stato e della politica sull'economia e sulla vita sociale, tanto che poi i risultati sono quelli che vediamo. Quindi noi viviamo in uno Stato di schiavitù fiscale. Lo Stato comunista era lo Stato che, possedendo tutti i mezzi, possedeva tutti i fini, come ha scritto Hayek. Ma lo Stato statalista è lo Stato che, possedendo il 55% dei mezzi, possiede il 55% dei fini, e l'altro 45% non è destinabile ai fini, è destinabile alla necessità quotidiana, per cui ai privati
ai cittadini, alle persone che vivono in questo paese, non è lasciata la libertà, non è lasciata la libertà di impresa, non è lasciata la libertà di nulla alla fine, perché se uno Stato che ti impedisce di godere i frutti del tuo lavoro, in realtà finisce per vietarti anche le libertà civili o vietarti le libertà politiche. E questo è uno Stato che alla fine vieta le libertà politiche, che crea dei sistemi elettorali che impediscono ai cittadini di scegliere i propri parlamentari, di riconoscersi nelle persone che vogliono eleggere, e che alla fine viene gestito da poche persone che si trasformano anche contro la loro volontà in oligarchia, perché l'unico modo per relazionarsi gli uni agli altri con qualche efficacia è essere più oligarca dell'altro. E poi torniamo sul discorso elettorale. Sì, allora, no, e chiudo. Allora, certo, chiudiamo velocemente con un passaggio. Aspetta. Aspetta, sforiamo, aspetta, che devo dare pure la parola al Presidente Abramo. Allora, due problemi essenziali, le pensioni e le tasse. Vabbè, uno o l'altro. Questo, allora, faccio con questo, Presidente. Allora, pensioni e tasse, due grossi problemi. Irrisolvibili, la tassazione eccessiva, del resto abbiamo una grande concorrenza dai paesi ex del blocco sovietico, dove hanno trovato la formula adottando una tassazione estremamente ridotta, la Slovacchia addirittura con un'unica tassa al 20%, l'Ungheria siamo più o meno lì, la Polonia, l'Italia invece marcia. E poi ha tanti altri paradossi, non so quanti di voi conoscono o hanno sentito parlare di Giorgio Fidenato. Giorgio Fidenato, che è stato nostro ospite a Soverato, è un imprenditore del nord di Pordenone che si trova in rivolta contro lo Stato per una cosa molto semplice: nessuno ha mai riflettuto sul lavoro che coattivamente noi svolgiamo a favore dello Stato, ed è il lavoro che svolge chi fa da sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta è un lavoro fatto in nome e per conto dello Stato. Giorgio Fidenato a un certo punto, d'accordo con i suoi dipendenti, ha stabilito che non voleva più fare il sostituto d'imposta, non voleva prelevare più dalla busta paga dei propri dipendenti i soldi per le tasse, i soldi per i contributi. Dice: io vi do i soldi così come sono in busta paga, il lordo, e poi ognuno provvede al pagamento. E c'è tutta una causa, tutta una vertenza, se ne è parlato, chi va su Facebook trova pure la figura di Giorgio Fidenato, ne abbiamo parlato a Soverato al Mises Day. Quindi ci sono tanti paradossi di questa tassazione esorbitante, tassazione a cui poi c'è tutto il discorso del costo della politica e tutto. E allora, giusto per chiudere, Maurizio, prima do la parola al Presidente Abramo e poi a te, e chiudiamo l'argomento tasse e pensioni. E poi affrontiamo un altro problema caro a Marco, che è quello del sistema elettorale. Ancora una volta una sottolineatura, partendo da un termine utilizzato dal dottor Taradas: schiavismo, mi pare che abbia detto schiavismo fiscale. Fiscale. Io penso che siamo succubi di uno schiavismo fiscale sotto gli occhi di tutti, e faccio una riflessione brevissima, ma anche normativo, per quanto normativo, perché credo che lo schiavismo maggiore sia quello. Sentirlo dire da un imprenditore, voglio dire, credo che abbia un certo peso. Mi permetto di però fare la sottolineatura non sugli incentivi, su cui sono molto parzialmente d'accordo. Sono totalmente contrario da 20 anni. Sulla Gazzetta del Sud uscì 20 anni fa, quando ero, ricorderei, presidente dei costruttori, un'altra cosa, non me la dico, 20-25 anni fa. Mi dichiarai contrario all'attività che portava avanti Confindustria, che premeva sull'acceleratore per il fondo perduto a favore delle imprese. Io sono sempre stato contrario. Lo ero, lo sono, lo sarò. Per un motivo semplice. Perché se questo potesse servire ad essere utile
Difatti ho fatto una distinzione fra la incentivazione di un certo tipo controllata e il fondo perduto. All'interno delle sovvenzioni dello Stato si inserisce un mercato parallelo che è fatto di imbroglioni, non di imprenditori. A monte c'è da dire che per fare l'imprenditore devi avere, seppur una minima capacità capitale, ma la devi avere, altrimenti non puoi fare perché non puoi investire. Cerco di esprimere un concetto in modo abbastanza semplice rispetto alla complessità del tema, quella del sistema capitalistico, poi non mi permetto di parlare, voglio dire, del sistema capitalistico che non esiste nel meridione d'Italia perché non ci sono i capitali, però cerco di affrontare dal punto di vista fiscale un problema vecchio che c'è nel sistema produttivo. Pensate se del 60% ed è corretto aggiungere al 50, 55, 52 per essere esatti di tassazione fiscale nei confronti delle società di capitale. È corretto aggiungere qualche cos'altro, come diceva il dottor Taradas, che ti porta ad una percentuale di pagamento di quelli che dovrebbero essere gli utili aziendali, che non sono, superiore al 60%. Pensate se avessimo la capacità, le imprese, se avessero le imprese la capacità di investire, lei ha detto mi pare il 67, beh facciamo il 60, di investire pagando una percentuale del 20 come accade negli stati più evoluti, il 40% di questo differenziale. Considerate che noi abbiamo grande difficoltà a pagare gli interessi passivi sulle somme erogate dal sistema del credito, soprattutto in Italia. Considerate che abbiamo nel meridione d'Italia, ma non è questo un convegno del credito, per il credito e sul credito, ma considerate che le aziende che nella media nazionale, parlo di quelle industriali, ma è un dato abbastanza, diciamo, significativo, le aziende industriali nei momenti non dimagra come quelli attuali, nei momenti più consistenti a livello produttivo riescono a tirar via, parlo di una media mediata nel sistema industriale, il 9% lordo, il che significa non più del 4% netto. Cosa sto cercando di dire? E se nell'investimento non abbiamo la capacità di entrare almeno con le provvidenze finanziarie dell'azienda, è un cane che si morde la coda. O abbiamo un'entrata di capitali di altra natura, e ritorniamo, scusate se io mi riferisco sempre ad un mercato parallelo anomalo, mi riferisco sempre alla capacità, alla possibilità che entri nel mercato quello il mercato libero, ma il mercato trasparente, quello del mondo reale, dell'impresa reale, riesce ad entrare qualche cosa che deturpa già quello che di poco abbiamo nel mercato libero, che è la concorrenza sleale e il riciclo di denaro sporco, che in Italia, sapete, non è poco. Qualcuno dice che il fatturato della delinquenza organizzata, cosiddetta mafia, risulti essere esattamente al pareggio totale del bilancio dello Stato. E allora ci dobbiamo porre un interrogativo riferito certamente al sistema pensionistico, ma partendo dal sistema di capacità della capitalizzazione, non ricapitalizzazione, della capitalizzazione, quella costante, quella che serve e deve essere utilizzata, poi come diceva anche l'avvocato Scoppa, alla ricerca, perché le aziende italiane, per esempio, questa non è una domanda, è una dichiarazione suffragata da una serie di dati, di ricerche economiche, perché le aziende italiane, per esempio, cominciano
a soffrire della capacità di concorrenziale a livello internazionale, perché sono quelle che di più non riescono ad innovarsi, non ad innovarsi solamente a livello di capacità produttiva e quindi tecnologicamente avanzata, ma nemmeno a livello di ricerca di innovazione di prodotto. Siamo quelle che stanno in questo momento vivendo un momento difficile. Chiudo dandovi una notizia: mentre in politica si è creato il problema Nord, Sud, Lega o qualcosa d'altro, dovete sapere che ad Union Camere ho dovuto sostenere una grande battaglia, perché un mio collega del Nord ha posto in essere, mentre io cercavo di risolvere dei problemi di natura strutturale del sistema camerale, voglio dire relativo al mondo dell'impresa per il meridione d'Italia, cercando di tirare qualche lira in più per la capacità, diciamo, progettuale, è troppo lungo spiegarvelo, ma ci sono dei fondi che il sistema camerale, si chiamano fondi perequativi progettuali per rigidità di bilancio, per dare una mano d'aiuto a quelle camere che a favore del sistema produttivo possono mettere in campo dei progetti di ogni tipo e natura. E un mio collega in un'assemblea molto chiaramente molto infuocata, il mio collega si è permesso di mettere sul tavolo la questione settentrionale. Quindi incredibile, noi non riuscivamo neanche a porre in essere le problematiche che creano ancora mancato sviluppo nel meridione, che il mio collega, però fondamentalmente devo dirvi la verità, aveva un piccolo motivo d'essere, la sua protesta, perché in nome e per conto delle industrie, quelle che non sono la Fiat, dichiarava una difficoltà delle imprese, quelle dell'investimento nella ricerca. Anche le imprese del Nord soffrono di questo in questo momento, e quindi questa cosa ci deve far pensare su una, come abbiamo già detto durante tutta la discussione di questo pomeriggio, su una rimodulazione di questo sistema che non va bene. Certo la soluzione non è facile, perché come avrete visto già, ognuno di noi ha difficoltà di individuare, magari riuscissimo a farlo a questo tavolo, ma ha difficoltà di individuare quale possa essere la strada. Io credo che la strada mediana sia quella giusta, sostenuta però dalla scientificità delle cose. Io credo molto nella pianificazione dello Stato, attraverso una pianificazione anche dei costi, come in azienda. Credo che solo quello possa salvare l'Italia, non credo che ci siano altre strade. Bene, grazie Presidente. Allora, l'ultimo giro. Che ore sono? 5:05, 5:15, poi apriamo alle domande. Poi c'è l'aereo alle 7:15. No, basta che riesci a partire alle 6 da qui. No, tranquilla, alle 6. Allora, sì, no, ma uscite subito da Catanzaro. Allora, un altro grande problema tra le tante discussioni di questi giorni: un nominale maggioritario, proporzionale, cancellierato, presidenzialismo. Alla fine quello che attualmente è in vigore è un sistema dove i nostri dei nominati, il sistema dei nominati. Certo, un liberale preferirebbe l'unanimità, se non è possibile l'unanimità qualcosa che si assomigli. Poi in questo si entrerebbe anche nella discussione della riduzione del numero dei parlamentari e cose. Allora io velocemente vi pongo la domanda sul sistema elettorale: quali sono i rimedi, quali le soluzioni, come arrivare a un sistema che possa essere rispettoso dei principi liberali e nello stesso tempo funzionale a una democrazia evoluta. No, anche perché su questo argomento sono molto diretto io. C'è poco. Io lo dico subito: io sono per il sistema all'inglese,
collegi uninominali, senza ballottaggio, perché il ballottaggio soprattutto nel paese dei nipoti di Machiavelli sarebbe una cosa di una pericolosità estrema, lo stiamo vedendo. E anche perché lo stesso sistema inglese ha dimostrato di avere anche gli eventuali anticorpi laddove il meccanismo potrebbe provocare situazioni non nette e precise, e il governo di coalizione, il primo del dopoguerra che c'è in Inghilterra, attualmente lo dimostra. E dobbiamo ritornare al dialogo diretto del politico con i cittadini e all'interno del territorio. Certo, credo che è difficile trovare un sistema elettorale peggiore di quello attuale, e quindi, però immagino che in uno Stato che guarda con maggiore attenzione ad una forma di governo presidenzialista, l'idea di un sistema elettorale a collegio uninominale dovrebbe essere l'unica strada veramente percorribile. E mi fermo qua perché c'è poco da commentare, su questo sono molto diretto e molto drastico. Io questa mattina, prima di venire qua, sono passato dal Palazzo Santa Chiara di Roma, dove c'era la riunione della Lega per l'uninominale, mi sono iscritto, però non è che sono convinto che il sistema uninominale sia il migliore del mondo o il migliore per l'Italia. Sono convinto che quello che c'è oggi è il peggiore, e quello che è stato elaborato l'altro giorno è peggio ancora, nel senso che quello dell'altro giorno in realtà è un sistema di proporzionale che ci riporta alla Prima Repubblica sotto molti profili, nel senso che se venisse varato il Premier, il Presidente del Consiglio, verrebbe scelto dopo le elezioni dalle coalizioni, dato che nessun partito ovviamente oggi è in grado di immaginare di avere la maggioranza e consensi elettorale, e nemmeno col premio di maggioranza. Penso che se quel sistema effettivamente andrà in vigore sarà perché i partiti hanno già deciso che non sono in grado di governare questo paese, visto le sue difficoltà, e che quindi è necessario trovare un escamotage per cui dopo il 2013 continui a governare Monti con una maggioranza informale come quella di oggi. Cioè, l'Italia ha bisogno di un governo tecnico, meglio sarebbe avere un dittatore, però i dittatori comportano un sacco di guai, e allora il dittatore lo facciamo all'italiana e facciamo un governo tecnico che abbia però una speranza di vita di 5 anni e non soltanto di qualche mese come quello Monti, che in pochi mesi, soprattutto alla vigilia delle elezioni, non è in grado di fare le riforme che sono necessarie. Ecco, questa è l'unica spiegazione per avere quel sistema elettorale che Alfano, Bersani e Casini magari ci spera di più, perché se si mettessero d'accordo sarebbe lui il Presidente del Consiglio, ma gli altri due non vogliono che Casini faccia il Presidente del Consiglio, e sarà Monti se quel sistema elettorale. Io credo che la politica dovrebbe tornare a fare la politica. Dopo 20 anni di miraggi, la società civile, eccetera, eccetera, si è visto, non sono capaci. Noi c'è stato Berlusconi, che è stato un fenomeno del tutto eccezionale, che ha tenuto insieme delle coalizioni che altrimenti si sarebbero cercare una parola un pochino più forte, in un battibaleno. Berlusconi ha finito il suo periodo di governo del nostro paese e oggi ci ritroviamo un po' come alla fine della Prima Repubblica, senza avere alle spalle però la tradizione dei partiti della Prima Repubblica, che forse senza l'operazione Mani Pulite avrebbero saputo in qualche misura riconvertire loro stessi. La storia è questa, ripartiamo praticamente da zero, da una politica senza partiti e da partiti senza politica, però con delle oligarchie partitiche che esistono in questo paese. Scusate, è un po' cruda la rappresentazione che do della realtà, però io che faccio politica, faccio parte di un partito, così la sento. La situazione di oggi, che va da destra a sinistra e torna indietro, come si rinasce attraverso un sistema elettorale che rimetta in circolazione il rapporto fra cittadini e eletti. Non usciranno i migliori del mondo, ma la società italiana non può dare oggi come oggi migliori del mondo. Personalmente preferirei un sistema presidenzialista, nel senso che un sistema presidenzialista anche alla francese ti dà lo spazio
per un lavoro politico più slegato dall'immediata, dalla necessità costante di leggere il sondaggio del giorno. Ti dà degli anni in più di lavoro, ma non lo so se questo sarà possibile nel nostro paese. Certo, quello che abbiamo, però guardate che il problema non è solo la legge elettorale, è tutta l'impalcatura istituzionale, perché se noi abbiamo un premier che non è in grado di governare perché deve, una volta scelti i suoi ministri, il ministro che rompe con lui non se ne va dal governo, ma gli fa giorno dopo giorno boicottaggio, come è stato negli ultimi mesi tra Berlusconi e Tremonti, nessun paese può essere ovviamente governato. Se abbiamo un sistema bicamerale dove Camera e Senato fanno esattamente la stessa cosa e si rompono le scatole a vicenda, non può funzionare un paese di questo genere. Se abbiamo un federalismo teorico che in realtà non corrisponde a nulla, oggi come oggi, questo nostro sistema delle regioni, lo diceva prima Maurizio, io faccio il consigliere regionale, vedo cos'è la regione, nulla. Si aboliscano le regioni, ma perché bisogna abolire le province? Si aboliscano le regioni innanzitutto, che sono soltanto un'assemblea pseudo-legislativa che fa leggi e quindi danni nella generalità dei casi e che poi gestisce all'80% i fondi per la sanità e quindi crea un'enorme clientela e i fondi europei e poi fa alcune altre coserelle, ma che potrebbe fare un bimbo delle elementari in realtà, meglio le faccia lo Stato, oppure si fa il federalismo, ma quello vero, quello che pensava Miglio all'inizio, con le macro regioni, quindi economie di scala, politiche di scala, non la regione Calabria e la regione Basilicata e la regione Toscana e la regione Emilia, ma che senso ha questo tipo di regionalismo e di federalismo? Basta lo Stato e i comuni, l'Italia andrebbe sicuramente meglio se venisse abolita tutta una parte intermedia, oppure si fa il federalismo vero con responsabilità delle entrate e delle uscite, uno fa la sanità in un modo, un altro fa la sanità in un altro modo e c'è un sistema che è competitivo all'interno con tutti i correttivi che sono necessari in un paese squilibrato come il nostro. Comunque, al di là di questa parte del tutto utopistica, la parte invece della modifica del sistema istituzionale con poteri effettivi dati al premier, compreso quello di scioglimento, ad evitare le sfiducie costruttive multiple che nel sistema ABC ci sarebbero domani, e la fine del bicameralismo e una riforma della giustizia che parta dalla giustizia penale separando le carriere dei magistrati e dei giudici, che acceleri la giustizia civile, insomma sono tutte guardate, il nostro Stato non può risollevarsi da questa crisi se non si guarda bene allo specchio e se non introduce tutti quei correttivi che sono necessari e indispensabili e che nel corso dei decenni di partitocrazia prima, di tutela americana sul sistema politico italiano per cui si poteva fare tutto e il contrario di tutto senza che nessuno ci mettesse bocca perché tanto noi salvaguardavamo la libertà del mondo libero. E poi però dopo il crollo del comunismo, dopo Maastricht, questo gioco è esploso nelle mani del nostro paese e noi non abbiamo cambiato le nostre condizioni. Come diceva prima il dottor Abramo, anche lo Stato deve essere competitivo, lo Stato è un elemento fondamentale del mercato globale, anche il nostro Stato deve essere competitivo e quindi ha bisogno di strutture, istituzioni più semplici, ha bisogno di non rendere impossibile la vita dei cittadini, di fare meno cose, di farle meglio, costando di meno. Io prima andavo a cercare il dato sul libro di Ricolfi, il totale delle tasse, si chiama TTR, in un linguaggio economico che conoscete voi, dell'Italia, è pari al 68,6%, quello della Svezia è più basso di 14 punti, quella della Finlandia di 24, quello della Norvegia 27, quello della Danimarca di 40. Come si fa noi a stare sul mercato con le nostre imprese se lo Stato
per esistere ha bisogno di prelevare quasi il 70% del reddito che le imprese producono, oltre al 55% di quello che i cittadini, dagli operai ai liberi professionisti, a chiunque altro paghi le tasse, produce. Non è assolutamente possibile. L'Italia è il paese più antiliberale culturalmente che ci sia al mondo, probabilmente, ed è non a caso il più corrotto fra i paesi occidentali. È il paese dove lo Stato è più pesante, dove la corruzione è più diffusa, perché la tabe che nasce allo Stato si diffonde nella società e la peste che c'è nella società ritorna nello Stato. Questo circolo vizioso io non so come si possa interrompere, ma si deve interrompere, altrimenti non c'è svolta possibile. Il tentativo del governo tecnico, questo è, e Monti poco fa rispetto a quello che dovrebbe, perché la spesa pubblica non è stata minimamente messa in discussione, e questo è invece il primo punto, ma forse non può farlo nelle condizioni di oggi. Lo potrà fare dopo le prossime elezioni, quando i partiti, avendo fissato su legge elettorale la propria rinuncia a governare questo paese, lasceranno a Monti la possibilità di fare per qualche anno le riforme necessarie. Non avremo Pinochet, non avremo gli stadi pieni di carcerati e non avremo le torture, ma avremo il governo tecnico, e ci andrà bene, ci andrà benissimo. L'alternativa è che la politica invece riesca a recuperare il senso del suo ruolo, smetta di considerarsi una casta come viene considerata, ritorni a svolgere, come è in larga misura, ritorni a svolgere la sua funzione, e quindi si organizzi intorno a delle istituzioni, a un sistema elettorale vivo, come può essere quello uninominale, come può essere quello presidenziale, come non è quello di oggi e non sarà quello ABC di domani. Non è facile.